La riviera dei colori, lo strano caso del folletto Giotto. E arrivando il caldo, posso che leggervi La riviera dei colori. La riviera dei colori era una distesa di terra fatata dove regnava il caldo ed era bagnata dal mar turchese, che cambiava colore come un camaleonte, ora rosso, ora indaco, ora giallo e via dicendo, quando in cielo spuntava l'arcobaleno. Era un regno illuminato d'allegria. Proprio qui lavorava il folletto Vendocolor, attrezzato di tutto punto, si spostava in cielo con la sua bottega ambulante per catturare i colori dall'arcobaleno grazie al diamante trasparente e poi li trasformava in colori materiali. Il diamante e la ricetta segreta gli erano stati tramandati dal papà, che a sua volta li aveva ricevuti dal papà, e continuava la catena sino a tanti anni prima. Almeno questo raccontava in giro, anche se molti sospettavano che glielo avesse rivelato il falco Chlorus, colui che tutto conosceva tranne la pozione della felicità, ma incinava questo teatrino per dare più mistero al suo lavoro. Le mie favole su Amazon Chiara Taglioli e Instagram Fabe Favole Fantasia. Grazie.